Lavoratrici e lavoratori dei CAS, ovvero i centri di accoglienza straordinari, presidiano a Firenze sotto la prefettura. 150 posti di lavoro in questa sola provincia sono a rischio a causa del nuovo sistema di accoglienza voluto dal decreto sicurezza. Sono lavoratori la cui opera è indispensabile, accolgono e assistono cittadini stranieri, migranti che richiedono protezione internazionale. Sono educatori, facilitatori linguistici, operatori legali, mediatori culturali, portieri. Tutti rischiano il posto. I bandi vanno deserti per poca volontà economica del governo ed ogni politica di accoglienza organizzata pare chiudersi. Dunque, chi ha paura dell'integrazione che funziona, come è stato per Riace? Ha paura chi fa propaganda, perché se l'accoglienza funziona le persone si integrano e non sono più i migranti intesi come blocco indistinto, ma sono persone che come chiunque altro intraprende un percorso di integrazione, di evoluzione personale e che quindi non vengono più percepiti come invasori, come pericolosi, ma come individui inseriti all'interno della società, e questo sicuramente alla propaganda non fa bene. La proroga all'attuale appalto va al 30 giugno. Hanno partecipato su 1.400 posti messi a gara solamente gestori a coperture 300 posti, quindi non sappiamo oggi cosa succederà il 1 luglio. E la nostra preoccupazione è che succeda quello che ha paventato il prefetto di Firenze, che è già successo in questi giorni anche a Bologna, che i migranti vengano dall'oggi al domani spostati, caricati su pullman e mandati in altre città, vanificando tutto il lavoro che è stato fatto di integrazione di queste persone, perché l'integrazione può funzionare e ha funzionato, e non si può certo aver paura nel nostro territorio di 1.400 persone ospitate. Il problema è i soldi stanziati e il modello che è previsto da questi nuovi bandi, che non parla più di integrazione, non sono più previste ore per i facilitatori linguistici, sono previste pochissime ore per gli operatori legali, servono più operatori che sorveglino invece che operatori che facciano accoglienza. Quindi molti dei gestori, la stragrande maggioranza, ha fatto un atto anche coraggioso di non ripartecipare a una gara, qualcuno ha partecipato, però quello che succederà oggi non lo sappiamo. Possiamo solo sapere che tanti lavoratori, tante professionalità rischiano il posto di lavoro, come dicevo. C'è un margine di ascolto possibile? Ma noi abbiamo avuto incontro con il prefetto, i gestori hanno avuto incontro con il prefetto, però ad oggi la condizione è che c'è un bando aperto, che la proroga scaderà il 30 giugno, quindi ad oggi non sappiamo cosa succederà. Il vostro quando scade? Il nostro scade a dicembre 2020, è uno SPRAR da 111 beneficiari accolti, non si sa, con il fatto che i permessi per motivi umanitari non hanno più accesso allo SPRAR, non si sa bene quello che poi andrà a succedere, quindi il problema occupazionale riguarda poi di fatto tutti gli operatori che lavorano nel comparto migranti, che hanno portato e sviluppato competenza, professionalità, lavoro d'accompagnamento, lavoro educativo su tutti i vari settori, e non si sa bene dove andremo a finire tutti noi, dove andranno a finire, dove saranno buttate tutte le competenze che abbiamo acquisito. Quindi ci riguarda direttamente anche per quanto riguarda gli operatori dello SPRAR. Tu stai lavorando e poi fino a quando? Sarai ancora un'operatrice legale? Allora, noi qui su Firenze abbiamo la proroga del bando fino al 30 giugno. Dopodiché non sappiamo che cosa succederà, perché le prefetture generalmente non sono molto pronte nel passare questo genere di comunicazioni, quindi può essere che ci sia un'ulteriore proroga, può essere che venga pubblicato un altro bando, può essere che la proroga non ci sia, quindi chiudiamo, perdiamo tutti il lavoro. Ad oggi non sappiamo come andrà dopo il 30 giugno.